Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare dei... E no. Chi è quella roba che c'è dietro? Chi sono quei strumenti? Quelli sono due trombe. Io l'ho studiato le trombe, l'ho visto i video precedenti. E quelle non sono le trombe, che c'ha lì dietro? Certo, hai ragione. Infatti oggi andremo a parlare degli strumenti a fili. Ovvero sono quei strumenti che suona sì il trombettista, ma che non fanno parte della famiglia delle trombe, ovvero la cornetta ed il flicorno. Il flicorno è uno strumento che differisce dalla tromba soprattutto per il suo canneggio di tipo conico, che dà diciamo un tipico suono molto più scuro e pastoso. Il canneggio di tipo conico significa che parte piccolino e man mano, come vedete, va sempre ad ingrandire in maniera costante fino ad arrivare a questo tipo di campana molto grande. Mentre per quanto riguarda la tromba, il canneggio è prettamente cilindrico. Che cosa significa? Che il canneggio non cambia per la maggior parte del percorso del tubo, fino ad arrivare qui, che come vedete diventa sempre più grande fino ad arrivare alla campana, che comunque è molto più piccola rispetto al flicorno. La cornetta è uno strumento che si posiziona a metà tra il flicorno e la tromba, sia per quanto riguarda il suono che per quanto riguarda il canneggio. Infatti parte piccolissimo e man mano aumenta, ma non tanto da essere così conico come il flicorno, e allo stesso tempo non è cilindrico come quello della tromba. Ha un suono tutto suo e anche una, diciamo, emissione diversa sia dal flicorno che dalla tromba. Ora andiamo a ascoltare la differenza di suono tra la cornetta, la tromba e il flicorno. Ricapitolando, flicorno suono scuro, emissione leggermente più facilitata grazie al canneggio conico. Tromba suono più chiaro, emissione leggermente più complessa perché il suo canneggio è cilindrico. La cornetta è una via di mezzo. Ciao a tutti!